due.
è una storia medievale dell'Italia, una storia che definirei ben conosciuta, credo di poter essere contestato. Una storia ben conosciuta grazie al lavoro di generazioni di ricercatori che hanno costruito pagina dopo pagina un profilo storico che interessa il Medioevo e va oltre, anche se in maniera meno approfondita, sull'età moderna. Senza voler risalire, io sono brevissimo, ai primordi di questa vicenda, e quindi fare i nomi del Coretini, dell'Orioli, del Bussi, ecco, è d'obbligo però almeno ricordare meno fuggevolmente personaggi come il Pinzi, che operò, come tutti voi sapete, tra 8 e 900, scrivendo la storia di Viterbo in due volumi, che è ancora oggi un riferimento importante per quanti lavorano su questa città, e il Signorelli, che anche lui operò nel secolo scorso, qualche decennio dopo il Pinzi, e perché no, Pietro Egidi, altro insigne storico della città. Questa storiografia, questo contributo dell'edizione storiografica così importante per Viterbo, e badate bene, non altrettanto importante in molte altre città d'Italia, quindi Viterbo ha beneficiato della presenza di questi ricercatori più di quanto altre città italiane abbiano avuto la fortuna di fare. Questa tradizione si è incarnata più recentemente nel lavoro di altri studiosi. Mi piace ricordare fra questi, non sto a fare lunghi elenchi, il dottor Attilio Carosi, compianto il dottor Attilio Carosi, direttore dell'Archivio di Stato di Viterbo, e Corrado Puzzi, felicemente vivente, invece operante ancora oggi, autore di edizioni di fonti molto importanti, alcune anche recentissime, ricorderò lo Statuto di Viterbo del 1469. Questi personaggi che sono appunto, e mi scuso con chi non menziona, insomma, non sarà questa la questione, sono eredi di una tradizione erudita importante che è proseguita fino ai tempi nostri e che, se mi è consentito, è stata in qualche modo rinfrescata metodologicamente dall'apporto degli storici che hanno operato presso ed operano presso l'Università della Tuscia, i quali in via diretta o attraverso loro allievi hanno recato altri importanti contributi. Mi piace citarne due perché sono poco conosciuti e sono fra le cose migliori che la storiografia viterbese di questi decenni possa esibire. Il libro di Alba Pacani su Viterbo nei secoli XI-XIII, Spazio urbano e aristocrazia cittadina, purtroppo l'editore non ne ha procurato una diffusione adeguata, e l'altro importante libro di Paola Mascioli sulla politica, istituzioni e poteri a Viterbo nel 400. Dunque, una storiografia ricca, che ha radici antiche, che va avanti nei nostri giorni, in questi anni, andrà avanti negli anni futuri. In questo percorso solido, per molti aspetti brillante e precoce, soprattutto nella prima fase della sua vicenda, si inserisce questa iniziativa di cui si è fatto il fondatore Alberto Picciardo, il quale, muovendo i primi passi nella ricerca storica, ha voluto indirizzare la sua attenzione sulla città di Viterbo, cosa della quale certamente tutti vi siamo grati. Tutta un'iniziativa che si aggiunge e si inserisce in un percorso ampio e che certamente valorizzerà quelli che sono i risultati importanti di questo percorso. Il personaggio di Alessandro IV è un personaggio di rilievo nella storia della Chiesa, fuori di dubbio, un personaggio che si è illustrato nella sua azione pastorale, soprattutto nella protezione accordata agli ordini mendicanti, particolarmente fra i minori, nella lotta contro l'eresia, nell'organizzazione di una crociata che purtroppo per lui non ha potuto vedere, per quanto naturalmente sono interrotto in questa sua attività, in questo suo progetto, dalla volta intervenuta nel 1500,
61. Un Papa che si è trovato anche coinvolto nelle dispute politico-militari che segnavano in quegli anni il destino dell'Italia, le lotte fra guai fratellini, fra i comuni della pianura padana, dell'Italia comunale più generalmente. È un pontefice che ha trascorso una parte del suo tempo, certamente qui a Viterbo, penetrando anche nel tessuto della vita religiosa, è ovvio, ma anche sociale e politica della città. Un personaggio dunque importante per un segmento relativamente breve della storia di Viterbo. Ora, questa iniziativa che siamo a presentare oggi è un'impresa scientifica. Io questo tengo a dire e a sottolineare, è un'impresa scientifica che, come tutte le imprese scientifiche, necessita del giusto approccio. Il giusto approccio è, come sempre, per le ricerche di storia, quella di una metodologia stringente, rigorosa e di una serietà di analisi e di argomentazione. Al di fuori di questo la storia non c'è. La storia non è nelle ipotesi bizzarre, nell'impressionismo un tanto al chilo, nella ricerca dello scoop e del sensazionalismo. Tutto questo non è storia e non appartiene né può appartenere a questa impresa, che è un'impresa evidentemente scientifica e che in quanto tale ha avuto il patrocinio, direi immediato, dell'Università della Tuscia, nelle sue diverse componenti, tra le quali mi sia concesso ricordare la facoltà di conservazione dei beni culturali, rappresentata anche da diversi docenti, professor Papolini e la professoressa De Vincis. Quindi l'importanza che questa impresa resti ancorata a quelle che sono le coordinate di ogni impresa scientifica. La storia è scienza, non è fantasia e non è bizzarria di ipotesi. Dunque, dentro questo percorso sicuramente ci sarà il successo di questa iniziativa per la quale noi tutti siamo qui a lavorare e a dare ciò che possiamo. Un'ultima osservazione: giustamente il progetto che viene presentato oggi insiste sulla necessità di una divulgazione, che possa partecipare ai risultati della ricerca scientifica a quanti hanno voglia di sapere qualcosa di più di questo personaggio e della storia di Viterbo nel 200. La divulgazione è cosa sacrosanta ed è tanto più meritoria ai giorni nostri quanto più sa rispettare la scientificità delle argomentazioni, non scendendo mai a livello che invece è proprio di talune, mi sia concesso dire, lo dico liberamente, deteriori trasmissioni televisive che ambiscono sempre ad allungare l'ombra del mistero su tutte le cose della storia. I misteri della storia sono ben pochi. È vero che ci sono periodi storici che non possono essere scientificamente indagati per mancanza di fonti o che non lo sono stati fatti, non sono stati indagati perché non si è avuta la circostanza per farlo, non si è data la circostanza, ma questo non è mistero, questo è assenza di ricerca. Dove c'è assenza di ricerca c'è non conoscenza, la non conoscenza non è mistero. Poche sono le cose della storia che possono assumere questo profilo, questa aura che francamente non è quella che prevedono gli storici quali prevedono appunto la ricerca, l'acquisizione della conoscenza, si pongono come nani sulle spalle dei giganti, senza dimenticare Pinzi, senza dimenticare quelli che sono venuti dopo di loro e senza pastori, senza sensazionalismi, vanno avanti per recuperare, per guadagnare una conoscenza sempre migliore, sempre più scientifica della bellissima, suggestiva vicenda storica di questa importante città. Questo è il terreno su cui ci muoviamo e io mi auguro che la divulgazione segua queste orme e sia e si faccia sempre soltanto divulgazione scientifica, non specchietto per la botola di chi insegue nella storia misteri inesistenti. Questo è quanto io volevo dire. Mi scuso se mi sono particolarmente soffermato su questi ultimi aspetti, ma sono quelli a cui io tengo, perché faccio di mestiere lo storico
non faccio un altro mestiere, so che la storia ha la sua strumentazione, le sue esigenze, esige professionalità. E tutto questo noi cercheremo di mettere, per impulso di Alberto Picciardo, in quello che faremo per il ritrovamento della tomba di Alessandro IV, cui ovviamente i colleghi che si occupano di discipline tecnico-scientifiche stanno lavorando e lavoreranno, e anche per una valorizzazione storica della figura del Papa e complessivamente del 200 viterbese, sul quale è previsto un convegno alla fine del 2011. Vi ringrazio per l'attenzione. Chiedo parole a Luigi Caio. Proprio imprevisto, si porto il saluto del Vescovo che appunto è dovuto tornare a Poggio Mirteto. Voi sapete che ancora tiene anche la diocesi di Poggio Mirteto, per un contrattempo stamani è dovuto partire. Ma molto volentieri porto il suo saluto anche a nome mio personale come rettore della cattedrale, dove stiamo cercando la tomba di Alessandro IV. Un saluto e la gratitudine, saluto al signor Sindaco, anzitutto al professor Portonesi e al professor Di Filippo e poi al dottor Alberto. Il sindaco già lo diceva, accennava all'entusiasmo, è veramente da mesi, ormai giorno e notte, sta lavorando. Telefonate la sera dopo cena, magari fino all'ultimo momento se poteva avere l'esempio per stamattina, comunque grazie all'entusiasmo anche del dottore Alberto, grazie alle istituzioni che a vario titolo stanno dando il loro contributo per la realizzazione di questo progetto, che come leggevo anche sulla stampa in una intervista in questi giorni, non mira solamente al ritrovamento della tomba di questo Papa, ma ha un po' interesse a tutta la struttura archeologica, diciamo, del Colle del Duomo. Perciò, come diceva il sindaco, questo progetto anche qua, dalla Valle di Fabio, sale fino al Colle del Duomo, in tutto questo quartiere. Il professor Cortonesi già ha accennato alla figura grande di questo Papa, che forse non aveva una grande mente politica, però era una persona austera, una persona che il professore ha accennato la sua attenzione agli ordini mendicanti, un uomo che mirava molto al rinnovamento e alla santificazione della Chiesa, è particolarmente legato anche alla nostra città, anche nel breve periodo di tempo, 1257-1258, è stato qui a Viterbo, noi lo ricordiamo particolarmente per Santa Rosa, la traslazione da Santa Maria in Poggio all'attuale monastero delle Clarisse, ma poi dobbiamo ricordarlo anche per dire la consacrazione della chiesa di Santa Maria in Grati, dell'altare maggiore della chiesa della Trinità, la chiesa di Sant'Angelo in Spata. Là il suo interessamento per la ricostruzione dell'abbazia di San Martino al Civino, poi da qui, da Viterbo, lui manda e scrive una colla ut ministerium a San Bonaventura da Bagnoregio, nel 1257 era diventato da poco ministro generale dell'ordine. E poi sì, la sua morte, certamente il mistero, ma dato che si parla di ricerca competente e seria, perciò anche questo mistero della sua tomba lo risolveremo. C'è una colla conservata nell'archivio diocesano, redatta mi pare 2 secoli dopo la morte, che dà un'indicazione e dice che la sua tomba era stata messa vicino all'altare Santorum Protogenio et Sociorum Melius, dei santi Protogenio e dei suoi compagni. Però anche il cardinale De Gambara, quando va a ristrutturare la cattedrale, già non si ritrovava più a tempo questa cosa.
0 non risolveremo. Con la e un'ultima sottolineatura però che volevo fare, sempre riprendendo quello che tu Alberto dicevi in un'intervista fa, che questo progetto, ecco, non prevede, diciamo, solamente, da quello che ho colto, la dimensione archeologica, ma tu dicevi che vorresti aprire anche un'attenzione particolare alle scuole, la dimensione didattica di questo progetto. E credo che sia quanto mai importante, soprattutto sì, le scuole, ma la città tutta, ma la scuola in particolare, oggi si parla tanto di emergenza educativa, credo che anche questa attenzione alla dimensione didattica di questo progetto sia veramente felice, anche perché l'andare a riscoprire, ecco, il proprio passato, le proprie radici, oggi si parla molto anche delle radici, la propria storia, sia quanto mai necessario per capire meglio il presente e anche per vivere in maniera più consapevole l'oggi. Celle calde che muovono le placche, ma il trascinamento dovuto all'interazione Sole Luna Terra. Bene, noi andiamo a vedere frazioni molto più piccole di questa influenza dell'interazione Sole e Luna sulla Terra. Questo è uno strumento, è come se fosse una bilancia che funziona alla rovescia, ci dà l'idea di quanta massa c'è nel sottosuolo. A questo punto, quanta massa? Può essere un uovo, può essere una muratura compatta, delle lave, dei riporti, dei riempimenti. Quindi in base a questo noi possiamo avere un'idea, Alberto, ecco più o meno,
Questo qui per me è già un risultato, mi dice che il sottosuolo della chiesa è molto articolato, è eterogeneo, è diverso. Vi possono essere zone in cui sono presenti delle cripte, delle gallerie, dei cunicoli, oppure strutture murarie, portanti, possono essere più antiche, possono essere una prima parte della ristrutturazione del duomo. Quindi, comunque sia, ecco, questa qui è un'illustrazione dei colori, ma a sentimento, perché voglio avere un altro confronto. Ecco, ad esempio, questo è un insieme di cripte, questa è un'impressione che sia una galleria, oppure un muro più antico. Insieme abbiamo fatto anche il georadar, che mi indica, con questo apparecchio passiamo e possiamo vedere quanto c'è nel sottosuolo di strutture che fanno da riflettori. Da riflettori può essere una struttura muraria, ma può essere anche una cassa in metallo, oppure delle volte di cripte. Ecco. E questa qui è una rappresentazione tridimensionale, questo qui è l'altare, qui abbiamo le due navate destra, quella centrale e sinistra, un difetto della prospezione, qui sono le grate metalliche che ci mascherano tutto, le grate metalliche di riscaldamento, ma si può vedere che anche questo ci dà un panorama articolato, vi sono dei riflettori molto intensi in questa parte, da quest'altra parte poco o nulla. E avanti, lo possiamo vedere in tre dimensioni questi riflettori, vai avanti. Purtroppo non parte il filmato, ma si può vedere la sezione man mano di questi lungo le navate e vedere come variano i riflettori. Avanti ancora, questa invece è una sezione orizzontale, qui stiamo a circa 2,40 m di profondità, ancora si vedono segni abbastanza diversi, le grate che mascherano ancora il segnale. E poi in più abbiamo adoperato ancora un altro tipo di prospezione, vai avanti. Ecco, con questo metodo elettromagnetico, e qui abbiamo una bobina che trasmette un'onda elettromagnetica che attraverso il sottosuolo viene captata dall'altra bobina che sta in questa parte dello strumento. Logicamente il terreno che resistenza, una variazione all'avanzamento dell'onda elettromagnetica e quindi si può mappare questa differenza di arrivo o distorsione dell'onda elettromagnetica. Vai avanti. Ecco, qui abbiamo i primi 20-30 cm sottosuolo immediatamente sotto al pavimento, abbiamo i disturbi dovuti all'impianto di riscaldamento, ma c'è qualche cosa che torna poi anche nel questo segnale qui che torna anche nel georadar e nella prospezione gravimetrica. Avanti e vai avanti, qui ritorno indietro, qui siamo a circa 2,5 metri di profondità, quindi un segnale abbastanza articolato qui che vorremmo vedere insieme poi ai colleghi per la prospezione dell'elettrica che mi darà la resistività elettrica al sottosuolo, quella sismica. Quindi mettendo tutti questi dati insieme possiamo proporre un modello della stratificazione nel tempo di tutto quello che c'è al di sotto del pavimento della basilica. Quindi sono cose in cui, come la regione, noi crediamo, anche se non si vedono, che dobbiamo però interagendo a tutti gli altri colleghi litigarci sopra e poi alla fine si farà un'idea, ci proporremo un'idea comune di quello che è il sottosuolo, su cui poi ci si accapiglieranno gli archeologi. Io solo dire due cose velocissime, perché sennò diventa questa inaugurazione. L'inaugurazione della mostra è importante perché ci fa conoscere a tutti i cittadini quello che stiamo facendo. Come vedete stiamo lavorando. Certo, qui si è fatto l'onorevole accennato a me, ma io sono stato forse quello che ha detto, oh, c'è questo, si può fare con questo. Ma è solo quello.
Tutto l'altro, come vedete, viene da parte dei professori Paolini e Nici, che dovranno interpretare con voi le matture, il professore della Sapienza De Filippo, il professor Costantini di Palermo, che mi ha detto da farci un saluto, voleva venire da Palermo, ma non sarà fatto, perché aveva l'impegno, aveva il sangue. Con ricerche storiche, il professor Cortonesi è proprio, vuole proprio sistemare questo convegno di importanza, no? Sulla diocesi non posso dire niente. Magnifici, magnifici proprio. Dall'inizio, quando questo ragazzo di pochi 26 anni che inizia a essere ricercatore, io sempre dico, io inizio a ricercare, inizio. Non è che io porto la verità, io dico, no, io sto imparando. E poi se arriva anche l'opera del comitato scientifico molte volte, no? Oh, aiutatemi perché io non so. Infatti sto imparando tanto a livello storico, scientifico, archeologico, geofisico, come anche a muovere queste cose che non si fanno nell'università. Mi manco nella vita, bisogna proprio stare lì accanto e battersi contro il muro per arrivare a capire come fare quello della burocrazia o quell'altro. Come dicevo, ringraziare la Curia proprio perché da Don Luigi, da Don Roberto, da Don Flavio, da Don Sopoglio, da Don Emanuele, dal suo vescovo che mi aiuta, che lui, anche se adesso non c'è come vescovo, no? Lui si è affidato di me, ha visto che avevo una, forse una potenzialità che era la passione, in più alla forza di voler, lui chiaramente è ringraziantissimo perché ci ha avviato questo progetto. Senza di lui, senza i professori che mi hanno spinto all'università quando sono venuto qua a dirmi vai avanti, sì è vero, andiamo. Ringraziare a tutti e poi anche agli enti pubblici, dalla provincia al comune che ci ha dato questo e poi anche agli amici che mi hanno aiutato a sistemare questo. Perché senza di loro io non ce l'ho. E meno male sto qua. Lavorando, fino alle due anche. Ma non per me, per tutti, per la città, per i cittadini. E non per i cittadini di Terzo solo. Ci stiamo lavorando perché è una cosa internazionale, bella, che a livello storico, religioso, anche può portare, perché questo è il suo, questa mappa, a vinculazione con dei personaggi importantissimi del medievo, che bisogna riprenderli. Io sto cercando, non di far imparare perché non posso, non sono in grado, sino di, oh c'è questo, ci sono persone a livello biblico, sono questi santi, che possono essere collegati. Per me è stato più bello, sempre lo dico, lo dico ogni volta che devo parlare. Dopo settembre la prima conferenza dove parlo del progetto, sentire il giorno dopo e ragazzi, che cosa parlando del sono fatto? Io lì che potevo morire, potevo tornare in Spagna, perché avevo fatto imparare che c'era questa mappa. E qualcuno come Monsignor del Ciuco ha fatto a me, indirettamente, con un foglietto in plastica lì accanto al monumento al bronzo, c'è qui nascosto, ma nascosto nel suo tempo. Lì è scattato tutto, più del mio sapere, del mio piccolo sapere di geofisica, di archeologia, che da lui sto imparando tantissimo, dalla professoressa dei medici verso Paolini ho proprio imparato. E in storia, posso dire, non ho potuto vederlo, ma si è avuto per sole Osma, che mi ha insegnato a ricercare in quel gioiello dell'archivio del Cesano, dove come accennava Don Luigi, non solo c'è questa cosa, c'è molto di più. Io, dentro il mio piccolo, come vedete, cerco di che tutti lavoriamo insieme per portare avanti scienza, per portare avanti consapevolezza, per fare che ognuno dentro di sé, certo, queste sono cose culturali, storiche, ma abbia un sapere che possa portare aiutare a me. A me personalmente mi ha aiutato. Conoscere questo Papa, conoscere e vincolarlo a Santa Chiara che non la conoscevo. Vincolarlo a Buonaventura, che sì, lo sentivo perché a Siviglia dove sono io. C'è un forno che si chiama San Buonaventura, ma non sapevo proprio che l'ha fatto. E dopo questo ho imparato, ho cercato di fare più. Io di qua, da questo posto, con il mio piccolo, ci chiedo un aiuto a portare avanti questo progetto scientifico, culturale e religioso, portarlo proprio avanti. Ci prego proprio, perché io sono finito quasi per dirlo. È stanchissimo, ma io voglio tutto quanto. Ah, di qua non guardate. Banco, sapete che. Allora, sto qua grazie a...
questa è un'altra cosa che si fa imparare con questo progetto di carattere scientifico, culturale, e che io ho imparato, e che mi auguro che tutti quanti che collaborano, più di 60 persone in un progetto, che inizia il corpo, imparano e facciano un'onda, come un sasso sul stagno. Nel senso che io ho imparato ad essere quasi, sto imparando ad essere quasi, come sa, la meglio persona. Grazie all'amore di molte persone che mi aiutano, che stanno accanto, che mi appoggiano, e c'ho la mancanza di altre grandi persone come me, ma io sto qua perché trovo anche questa cosa. E so che questo lavoro è importante, importantissimo. Scusate, ma sembro politico. No, ma io, scusate perché sono un po' così, no? E poi sono nel centro. E finiamo qua. La mostra articolata è in due strade, diciamo. Iniziano sempre dalla porta, attraverso l'introduzione sul progetto, piccola, breve, divulgativa, prima perché economicamente non si poteva fare più, poi perché doveva essere una cosa divulgativa anche per le scuole, no? Le scuole, cittadini, turistici, turisti, proprio questo posto, grazie al comune, è proprio posizionato nel posto meglio di divulgazione della città, perché tutti vengono nel palazzo, infatti quando stavamo qua a lavorare era casino. E sull'altra parte c'è la vita del Papa, un po' cose brevi accenni, no? Già dopo, ogni volta che faremo delle scoperte geofisiche, storiche, cercheremo attraverso una regolazione scientifica di introdurre più pannelli. E lo spazio l'abbiamo, cercheremo un po'. È fatto a due livelli perché abbiamo mancanza di spazio, e è fatto in due strade perché così se c'è un afflusso, auguriamo, di gente, possano non essere tutti infocati su un posto, se non sull'altro, così può essere un po' più articolato. E poi niente, okay, grazie. Buona lettura. Poi anche ringraziare, ecco, a tutte quelle persone che dentro il progetto lavorano gratis. Quasi come tutti, così mi sa per adesso, no, professor? Sì, oggi era prevista anche questo. Oggi era prevista, ecco, lì c'è un pannellino su concedere la sua scienza la medaglia che Marco Guglielmi ha fatto per l'anniversario. Ci auguriamo che nel pomeriggio, quando viene la sua scienza, se la possiamo dare. Potrei consegnarla anche direttamente nelle sì. mani di Don Luigi. Sì, poi... non ti dispiace, come dovrà venire il pomeriggio domani, ti famo un colpo di telefono, quindi non piccola. Come preferisci. Però se intanto di una parola. Sì. Dici una parola e stanno sulla medaglia. Che cosa ti illustra? Poi questa è una cosa importantissima, perché questo progetto porta a studi, ricerche scientifiche, come dicevo, anche fattori umani, ma anche sviluppa il conoscimento della città attraverso l'arte. Questo è arte, e questa è una cosa fondamentale in questo progetto anche, se non è nel mattone scientifico, no? Ma a livello sociale è importante. Io direi che, come diceva giustamente il professor Cortonesi, la storia è fatta di episodi tangibili e da documenti vengono presi in maniera molto coerente e precisa. E nella storia è fondamentale anche il rapporto umano che si stabilisce tra le persone, tra i personaggi. Alberto è, lo vedete con il suo entusiasmo latino, veramente preso da questa iniziativa che sta portando avanti, fa quasi tenerezza. E essendo coetaneo anche del mio figlio maggiore, vedo in lui con tanto affetto questo suo modo di adoperarsi. In questa particolare ricorrenza, guarda caso, nel 2011 ricorre il 750esimo della morte di questo Papa, che è importante per la città, ho ritenuto opportuno nella mia capacità di estro artistico di realizzare appunto una medaglia dedicata che avete visto nel pannello e dove iconograficamente appunto parla da sé, perché c'è un'immagine monarca di questo pontefice con tutti i suoi paramenti sacri, la tiara, il regno pastorale, posto dietro al simbolo della città,
e pone la mano destra in protezione, anche in benedizione, in fronte del simbolismo della nostra città, quindi il leone Nemeo e la palma. Ecco, questo è il primo esemplare in argento di Alcuniano, e chiaramente è destinata al vescovo, nella speranza appunto di lasciare un piccolo tassello artistico di supporto a quello che è una ricerca storica seria e che giustamente deve essere fondata da una ricerca molto precisa e dettagliata con supporto scientifico, ben lungi da fantasie o da lucubrazioni che fanno parte di altre iniziative come quelle del Medizio. Poi ecco, mi sono permesso di coniare quella di Medizio, questi sono i primi esemplari invece coniati in brano, ad altro diciamo più vile, ma non per questo meno interessante, sappiamo benissimo i furti che vengono operati, la polizia di strada può segnalarlo tranquillamente, addirittura smantellano le gronde e anche nei cimiteri, ne sottratto questo metallo che è l'oro rosso praticamente. Questi sono i primi esemplari che ho coniato e che sono destinati ai relatori che hanno operato diciamo, questa presentazione. Quindi una al carissimo Alberto, questa è tua personale. Sì, sì, no, quello... Mi fanno... Per adesso no... No, che abbiamo tutti i miei... Sì, anche perché non solo un corpo.